Allora, siamo con Nino Rigano, l'autore del dipinto. Intanto gli chiediamo di spiegarci cosa rappresenta questo dipinto. Ci rappresenta Messina, il porto di Messina e la città di Messina, con le sue montagne e con lo stretto. Con lo stretto in alto e con i due piloni che si vedono appena si vedono. Ma come è nata l'idea di donare questo dipinto? L'idea perché io sempre bazzico al porto perché mi piace il porto e ho pensato proprio di fare il porto di Messina con le navi, soprattutto quando ne ho vista una. Io invece ne ho messe tre perché voglio che Messina si incrementi, cioè questo naviglio diventi grosso e diventi porta ricchezza. Quindi è proprio un amore per la zona del porto. Per la zona del porto. Io sono nato vicino al porto e poi c'è pure un ricordo particolare che subito dopo la guerra, nel molo, diciamo, alla fine, qui dove c'è la stazione marittima, dove inizia il molo della stazione marittima di là, quella lì, è il primo molo. Il primo molo, guardando sotto, ho visto una bicicletta, era d'inverno e volevo prenderla. Mi sono tuffato, non sono riuscito a prenderla. Era pieno inverno. E allora sono andato a casa, ho preso, avevo dei fili elettrici, quelli tedeschi, neri, di quasi un centimetro di spessore, e gli ho messo un gancio e mi sono tuffato di nuovo per farla agganciare a questa bicicletta. Comunque la bicicletta è salita, l'ho fatta salire e poi la bicicletta è stato il cavallo di battaglia mio. Insomma, ricordi di gioventù e l'amore per il porto. L'amore per il porto e questo è nato sempre il mare e il porto. Il porto, le navi, le prime portaerei che sono venute a Messina, io l'ho visto tutte. E poi c'era un altro particolare che è qui, in questa zona qua. In questa zona qua è caduta una bomba e ha fatto uno squarcio, un buco. E allora noi da ragazzi, quindi 10 anni, 10-11 anni, da ragazzi andavamo, ci tuffavamo per spuntare proprio nel porto, nell'acqua del porto. Quindi facevamo i bagni là. Quindi questo era il nostro divertimento, perché altri divertimenti non c'era. Io, il divertimento mio era la creta, bastava la creta, facevo statua, facevo tutto con la creta. E fare il bagno qua. Poi piano piano sono cresciuto, Messina è cresciuta, hanno costruito qua tutta la... a posto della palizzata che non c'erano, c'erano macerie, c'erano cose, hanno fatto questi palazzi, queste cose. Già siamo a 20 anni, all'età di 20 anni, quindi io ho frequentato sempre, andavo allo liceo scientifico, scendevo, passavo sempre dal porto, perché era, e questa, e poi il porto, perché il porto è ricchezza, per me è ricchezza perché porta tutto, e questo, quindi l'ho fatto, lo scopo.